parliamo di un'azienda che mi è parsa un po' diversa dal solito e quindi vale la pena fare un video e presentarla. Campas, un'azienda austriaca. Questa azienda produce delle caravan molto 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 particolari, diciamo quelle caravan che non si vedono in tutti gli altri stand. Quale caravan sto parlando? Questa qua. Vi giro la telecamera, ragazzi, guardate che spettacolo di roba che è. Questa è una, è la più grossa, c'è proprio scritto Bon Voyage perché è la strada, è vostra, perché chiaramente, ragazzi, è un mezzo veramente veramente spettacolare, più o meno la stessa dimensione di altre caravan, ma è completamente una cosa molto diversa. Guardate la struttura, è completamente, diciamo, diversa da tutto quello che si può trovare in giro. Lo faccio vedere anche da questo lato perché chiaramente anche questo lato ha il suo perché. Un pneumatico BF Goodrich All Terrain molto alta da terra, tutta in alluminio, e una parete sandwich, diciamo, molto simile al camper, tutta ultra leggera. È veramente bella, anche tutti questi riporti qua con i bulloni, tutte queste parti così, gli danno un aspetto veramente molto molto particolare. Le cornici delle finestre, guardate, con la scrittina Campas, è veramente molto 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 bella. Io devo dire, dal vivo fa veramente una bella impressione. Anche tutta la costruzione della caravan è veramente molto molto dettagliata e molto curata. Mi sembrano dei prodotti veramente fatti molto molto bene. Baulierina, io entro e vi voglio fare vedere le cose. La ditta è austriaca, quindi siamo comunque oltre confine di poco, è molto vicina e si riesce a raggiungere con molta facilità. Monto, vi faccio vedere alcune immagini, vi vado a dare noia, c'è una persona qua, posso montare e farla vedere? Grazie. Entro dentro, allora entro dentro così si vede la Campas. Ad esempio questa è la più grande di tutti, una bella dinette, tavolo veramente comoda per tante persone. Mi siedo e vedete che, la faccio ripetere perché ho il mio marsupietto, vedete che comunque rimane comoda per tante persone, una dinette molto grande, confortevole, devo dire anche comoda anche a starci a sedere. Belle rifiniture, guardate anche qua su, tutto rifinito, tutti gli angolari, finestre chiaramente zanzariera e oscurante completo, maxi hublot sulla parte superiore, tutti gli sportelli sono in alluminio, chiusi perfetti, quindi ultra leggeri e ultra resistenti. Letto a castello sul posteriore, due posti letto, di nuovo sportellini, spazio giusto per viverci, un bagno laggiù in fondo e chiaramente la cucina, una cucina veramente grande, doppio piano di fuochi, un lavello e un buono spazio dove poter lavorare e fare e appoggiare tutte le cose in maniera da poter portarsi dietro più materiale possibile. Cassetti, cassettiere, faccio con calma, pian piano, tutti i cassetti in alluminio, quindi abbiamo resistenza e leggerezza nello stesso momento. Sono in super view, quindi si vede un pochino strana l'immagine, ma spero che renda conto di quello che può essere. C'è l'aria che passa, quindi ricambio d'aria anche garantito, ora bello fresco. Vi faccio vedere anche il bagno, un piccolo bagno, il water, c'è la doccia, tutto un monoblocco in resina alla parte bassa. No, stai, non c'è problema. Il frigorifero a colonna, veramente enorme, grandissimo, pieno di roba, quasi quasi bevo qualcosa. È veramente, diciamo, una caravan molto particolare e molto bella. Guardate il pavimento, mi ricordo molto le barche, tutta questa struttura di qua, questa scritta sotto, veramente veramente sembra veramente una barca come tipologia di costruzione, ultra leggera veramente, perché questa qui, fate conto che questa è la più grossa, siamo intorno, mi sembra, ai 1700 kg, non vorrei sbagliare, magari dico una cavolata. Guarda, non vedo qua, ma ci sono tutti i vari librettini da poter prendere. Quanto pesa?
1700 kg? 1800. 1800 kg, quindi comunque è una caravan leggera pur avendo queste dimensioni, questi pneumatici e tutto. Veramente un bel progettino. Altro modellino è un via di mezzo, è piccolina, bassa internamente, si traina con ancora più facilità questa. Anche questa, pneumatici all terrain, quindi rendono proprio lo stile fuoristradistico di questi modelli. Si vede che mi piacciono perché sono diverse da tutti. Hanno proposto un qualcosa di diverso. Poi è chiaro che magari trainata da una macchinina classica normale, magari ci stanno un po'. Però se uno ha un fuoristrada, un pick-up, magari ci può star bene avere una cosa del genere attaccata dietro, perché veramente è bella, bella, bella. O almeno per me è veramente bello questo oggetto. Ve la faccio vedere anche dentro, mi affaccio, chiaramente entro, e chiaramente questa è bassa perché è proprio la concezione del basso, però quando noi ci mettiamo a sedere ha l'altezza giusta per poter star a sedere. Chiaramente questa è una caravan particolare, viene fatta piccolina per essere trainata in maniera molto agevole, magari anche in fuoristrada, con un mezzo che riesce a trainarlo senza problemi perché è leggera. Stesso discorso alluminio, sono dei sportelli veramente strafini ma molto resistenti e rimane una struttura molto leggera. Il resto della struttura è molto solida, anche quando noi andiamo a spingere qualsiasi cosa, apriamo, chiudiamo, è veramente molto solido, quindi la costruzione direi che è fatta veramente bene. Un piccolo bagno, quindi con lavandino, magari mettiamo un WC portatile per questa situazione e riusciamo a fare un viaggio con un trailer, quindi un rimorchio veramente piccolo ma confortevole. Su tutte, che non l'ho fatto vedere, c'è un tablet. Sul tablet abbiamo tutte le funzioni della caravan da poter visualizzare lì sopra. Anche questo, cavolo, è veramente una bella cosa. Quello che vedo da quest'altra parte, mobiletto, comunque rimangono sempre gli stessi sportelli in alluminio, tutta la parte sopra è resina, e comunque questa parte rimane molto molto comoda. Sicuramente questa parte qui si alza, sotto c'è un tavolino con il gambo, infatti, da poter alzare per poter mangiare. Rimane una dinette grande, non come l'altra chiaramente perché l'altra è molto più grande, ma questa rimane una dinette comunque confortevole per, io direi, 4 persone. Si riesce a stare a sedere, a mangiare senza alcun problema e ci si può muovere. Veramente anche questa un'ottima soluzione, diversa da... Vi faccio vedere la piccolina. Questa qui è veramente bassissima, piccolissima, guardate proprio l'altezza, è veramente bassa. Si può mettere sopra la tenda da tetto, anche su quella, la versione che abbiamo visto prima, chiaramente può essere messa la tenda da tetto. Fuori c'è anche un tendalino che non ve l'ho fatto vedere, guardate tendalino, e non si vede male, tendalino, tenda da tetto, quindi può essere corredata con altre cose e portare veramente, diciamo, a tutto quello che può servire per fare un campeggio. Chiaramente la concezione di questi mezzi sono dei mezzi che possono essere portati anche su strade dove gli altri mezzi non possono essere portati, quindi altezza da terra, telaio, struttura, leggerezza, solidità devono essere chiaramente non con una costruzione semplice ma con una costruzione particolare, quindi sono mezzi costruiti completamente in maniera diversa. Questa è veramente piccolina, ha una cucina esterna, qui si può aprire la parte dietro, qui mi fanno la foto, perché mi fanno le foto che guardo, tengono d'occhio tutto perché chiaramente bisogna anche stare attenti a questi mezzi molto particolari. Cucina esterna, dicevo, frigorifero, piano cottura, un piano di lavoro, basta aprire e si utilizza. Chiaro, direte, ma quando piove non la puoi utilizzare, è verissimo, ma quando si va a usare un trailer così piccolo chiaramente bisogna scendere un pochino a compromessi, un po' come chi viaggia in tenda o chi viaggia con la tenda da tetto, quindi non possiamo partire a presupposto ma il camper è più comodo, si parte a presupposto di un viaggiare più comodo rispetto a dormire in auto o dormire in auto con la tendina e bassa da tetto. Qui è una comodità maggiore,
come dico, bisogna vedere il punto di partenza. Questo comunque hai una comodità, hai un letto sopra, magari siete in quattro, due dormite sopra, due potete dormire tranquillamente all'interno. Vi faccio vedere che io, che sono enorme ragazzi, riesco a entrare, quindi riesco a entrare in maniera confortevole all'interno, entro, posso dormire, ho un letto confortevole, ho tutta una parte di armadietti dove poter riporre la roba, riscaldamento, tutti i controlli, quindi acqua, tutto il gasolio quanto ce n'è, c'è il riscaldatore, quindi non hai alcun problema anche a rimanere qua dentro. C'è un piccolo blocco per la ventilazione, la finestra, di qua dei mobiletti, è comunque molto molto carina, fra l'altro ben rifinita. Guardate anche qua tutti questi LED, a parte il LED in se stessi, che il LED in se stesso non è una rifinitura, diciamo è un abbellimento, è quello che un po' tutti cercano di portare per rendere, diciamo, più belline le cose che si vedono e far brillare gli occhi. Ma io vado a vedere questa rifinitura qui in alluminio che mi va a chiudere l'angolare, quindi l'accoppiamento delle due pareti, quindi parete e tetto, e rende tutto molto molto più bellino, fra l'altro rifinito dal LED. Abbiamo sempre gli stessi sportellini in alluminio, ultra leggeri, delle belle cerniere, una bella chiusura, quindi veramente una costruzione dettagliata e molto molto piacevole all'occhio. Si vede che c'è stata prestata della cura. Mi piacciono questi mezzi, sono molto molto particolari. Abbiamo anche una finestrina qui sulla porta, quindi quando poi uno dall'interno va a riaprire può vedere prima di aprire cosa c'è fuori. Da questa parte abbiamo un gavoncino. Io apro, Hai chiuso, ok. Serbatoio dell'acqua, l'ho visto ieri, c'è il serbatoio dell'acqua, un'altra tanica e dello spazio per poter riporre altra roba. E chiaramente il braccio per con alcol stabilizzatore per poter attaccare alla roulotte. Ora vi faccio vedere l'ultimo modellino, vi faccio vedere la media, fra l'altro un colore scuro che rende veramente tanto ancora di più del bianco l'importanza del mezzo. È molto molto simile, ma cambiano gli interni, stessa conformazione della dinette, stessi LED in fondo con la scrittina Campas, veramente bella, stessa dinette. Quindi vi faccio vedere che a sedere rimane lo spazio comunque per tante persone, 4 persone, 5 persone ci riusciamo a stare, quindi è confortevole. Le tre finestre dalle parti lasciano tanta aria e lo stessa cosa dell'oblò. Guardate qui, ora mi sposto un altro po', guardate la visuale che abbiamo intorno. Chiaramente solo dall'altra parte non vediamo perché è chiusa, ma così c'è veramente tanta tanta aria, anche se stiamo in un posto dove magari c'è caldo, è una bella circolazione di aria e si sta sicuramente molto molto bene. Io devo dire che ci sono tante cose che mi piacciono in particolare. Guardate questo particolare qua, è veramente bello, molto molto bello. Ci sono delle parti rifinite che rendono veramente bene tutta la caravan, quindi la fanno rendere un gradino superiore a tutte le altre. Bagno completo, quindi abbiamo la doccia, abbiamo il portaporti che uno dopo di scegliere come, diciamo, gestirselo in varie maniere, a secco oppure in questa maniera qua, quindi classico chimico come abbiamo sul camper con la tanichetta sotto, e un piano addirittura in acciaio per il bagno. Cucina interna, perché dico cucina interna? Perché ce n'è una anche esterna che vi la faccio vedere dopo. Cucina interna completa, il frigorifero non l'ho fatto vedere, è da questa parte, e ora vi porto fuori. Dimmi, sì certo, vieni su, vengo giù. Si può scegliere anche un letto a castello qua, al posto della seconda cucina, e qua è un rollo abbastanza autonomo. Ci sono pannelli solari sul tetto, anche il riscaldamento a diesel. Aspetta, aspetta. Fuori. Okay. Bene. No. Vai, a posto, stavo parlando io, gli passo anche il microfono senza problemi, perché parlo benissimo italiano, quindi si riesce a dire. Grazie. No, parli bene italiano. Va benissimo. E quindi al posto della cucina si può avere anche il letto a castello, non so se magari si è sentito bene l'audio mentre hai parlato, quindi ripeto tutto. Si può scegliere di avere il letto a castello e quindi eliminare la cucina interna. Anche un buco per i cani. Ah, anche sì. Sì, potrebbe essere. Fate quello che il cliente vuole. Sì.
Quindi su misura sul cliente, quindi se volete uno spazio per i cani, un posto dove tenerli, volete il letto a castello, in poche parole, questo spazio si può usare come più ci può piacere. Quindi bella modulabile, si può scegliere quello che sia piacere di avere, quindi se siamo magari in quattro abbiamo anche due letti da questa parte, ottimo. Perché tanto, come dicevo, questa è la seconda cucina, perché l'altra cucina è fuori e ve la faccio vedere subito. Grazie. Vai, grazie a voi. Siamo nella parte posteriore e nella parte posteriore, ta-ta, abbiamo la cucina. Stesso concetto, non siamo nella stracomodità del camper, ma siamo su un mezzo adatto a circolare su delle strade che gli altri mezzi non possono affrontare, quindi bisogna scendere un pochino a compromessi. La cucina esterna comunque non è male come idea, perché a meno che non piova o ci siano grossi problemi, comunque diciamo che se io sto qua sotto, sto al coperto, quindi anche se piovesse diciamo che si riesce a cucinare. Cucina completa, ragazzi, lavandino, ci abbiamo i fuochi, quindi è la stessa cucina completa, un bel piano d'appoggio che, ragazzi, è grande, guardate che bel piano d'appoggio, tutti i cassettini per poter riporre la roba, guardate anche che sono andati a sfruttare anche questi lati, quindi non hanno lasciato nulla al caso. Un bel ripiano, questa bella rifinitura che comunque sono belle, loro adottano alluminio e, ah già, non vi ho fatto vedere la parete come è fatta, ma ve la faccio vedere subito. Alluminio e tutto questo costruzione sandwich ultra leggera, pensate che questa qui è 1500 kg, quindi è veramente molto 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 leggera come caravan. Vi faccio vedere la parete perché non l'ho fatta vedere. Allora, questa, io intanto faccio un po' come se fosse a casa mia, questa è la parete, la costruzione sandwich della parete, quindi si può vedere che si ritorna su uno stile camper, quindi priva di qualsiasi problema, molto molto leggera e molto molto coibentazioni, quindi per una separazione termica. Abbiamo il comfort totale, guardate che mi piace veramente tanto, lo so è una cosa diversa, non è un camper, ma ragazzi è veramente una struttura diversa. Ora, questa non l'avevo vista, eccola qua, guardate un po', guardate un po'. Qui c'è una bella griglia, abbiamo la possibilità di attaccare l'acqua e farci una doccia esterna senza problemi. 220, quindi input, poi comunque essendo un'azienda piccola, ok, quindi non come un grosso costruttore come può essere altri gruppi esagerati, rimane sempre la bellezza del contatto con il cliente, quindi come ho detto prima, ma se vuoi possiamo cambiare e fare una cosa diversa. Cosa diversa che vuol dire tramutare, poter trasformare l'interno, chiaramente fino a un certo punto, ma come si vuole. Quindi una costruzione su misura di un'azienda è veramente il massimo. Campus ci tenevo a farvela vedere perché è qualcosa di veramente diverso da tutti gli altri. Spero che sia stato un video bello, un video costruttivo, un video che vi possa aver fatto vedere un qualcosa di diverso e diciamo sia stato piacevole. Bene, vi ragazzi, bene, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e Campus, che bella scoperta, ragazzi.